Visibilità più 3 fragile. Più 3 però è diversa da quella che c'avevo prima. Io avevo più 1. Vedi, visibilità più 1. Cosa vuol dire? Forse nei dungeon questo, dove sono finito. Però c'è una pietra sceca là sopra. Vado a salvare. Ok. Però. Non capisco la musica. Perché un conto è se tipo la conosci e dici ok, è quella. Non ho più la fiamma. Qua mi hanno tirato una lancia. Ok, la rompo. Wow! Uff! No! Però aspetta, c'ho il salvataggio lì. Perché c'ho un sacco di monete. C'ho un sacco di soldi, eh. Cioè, in teoria potrei prendere delle bombe adesso. Tanto, per ora non vedo utilizzi di quella roba. Tipo le gemme, dei diamanti. Ok. Cos'è che mi ha dato? Ho scoperto una grotta. Non capisco. Aia. Stare attento perché c'ho. Fuori. Ok. Allora, ho scoperto una grotta. C'è una grotta lì. Ok, me ne faccio qualcosa? Credo di sì. Ho usato una roba. Madonna. Devo stare attento perché non devo interagire io con la roba. Non si interagisce qua. Ok? Non c'è un modo per interagire con la roba. Voglio andare nella grotta. Posso andare nella grotta? Grotta? Devo scavare? Ah, ok. Ok. No, vabbè. Attacco ampio. Ampolla. Negozi più economici. Beh, negozi più economici è buono, eh. Potremmo prendere negozi economici. Prima di prendere l'attacco godo. Tratta una nuova arma. Iniziare praticamente a usarla fin da ora. Ma puoi tornare quando vuoi una. Quando vuoi? A qualsiasi delle tue altre armi? Cosa vuol dire? Potere nell'inventario cui accedi con più. Ma non ho capito. Cioè, l'ho comprata? Dammi anche l'ampolla. Pesci, api e persino fate. Ok. Si deve dire che in tutta Hyrule puoi ricavare diamanti dai mostri. Se ne raccogli abbastanza, puoi salire per comprare qualcosa qui da me. Come al solito. Dove pensi che le compra la roba? Terry. No, non ho capito comunque. Cioè, la spada adesso ce l'ho. Questi mi danno qualcosa se li brucio tutti. Guarda la roccia che puoi andare. Puoi mandarla. Tutto ciò puzza. Puzza un pochettino. C'è qualcosa qua? No. Buono. Yeah. Buono, 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 non è fuori tempo. Fantasmini di merda. Maledetti. Fuori. Fuori. Maledetti. Maledetti. Aspetta, c'ho ancora la spada? Fammi capire questo. Fammi capire questo. Se mi ha lasciato la spada larga o quello che era. Pare di sì. Buono. Comunque non si può andare di muso duro qua. Vedi? Cioè, se te colpisci lui e vai a muso duro, ti ammazzano. Che è quello che ho fatto io finora. In sostanza. Però potete interagire con lo scenario.
Cioè, tipo la roccia, appunto, si fa schiantare sui nemici e li ammazza. Questa roba è bellissima. Questo cosa mi dice? Niente. Venite qua. Vedi? Io vado a muso duro, ma ci perdo. Cioè, per fortuna che poi c'ho la spadona adesso. Sennò. Ciao. Ciaone. Cioè, senza spada mi ammazzano. Questa cos'è che dovrebbe essere? Non lo so. Non so neanche se queste pietre posso usare per altro. Cioè, del tipo, magari ci salgo sopra e posso combattere meglio. Vedi quanto cacchio è a tempo sta roba? Merda, sono avvelenato. Voglio aumentare il ritmo. Yeah. C'è qualcun altro? Ah, il ritmo è solo per un po'. E lui? Proviamo a assediarlo. No, non si può, vero? Si può, si può. Piano. Sta cambiando il tempo. E dai. Non so come ho fatto a ucciderlo, al sicuro è merito della spadona, perché se no non riuscivo. E provo un'altra roba. Ok. Quindi posso coprirlo come voglio, quel robo. Che casino. Che casino, che casino, che casino. Questo è rompibile? Troppo Zelda! Cosa abbiamo qua? Madonna! Porca vacca. Funghi che esplodono. Buono. Quanti cacchio di nemici ci sono per chiedere? No, giusto per. Perché non capisco. Vado lì sì. Non ho altri salvataggi. Allora. Funghi che esplode. Fuck off. Lupo morto. Questo è un altro boss, raga. Morto. Yes. Yes. Quello cos'è? Quello non mi ha dato. Ok. È rimasto in vita nonostante. Fossero morti tutti. Tre diamanti e basta? Cioè, quella roba lì. Per tre diamanti? Ok. Tra l'altro il Deku l'ho ammazzato, ma non è tornato in vita lì. O l'ho ucciso in un altro modo che non me ne sono accorto? L'importante è rimanere a tempo, raga. Se perdete un attimo il tempo, loro vanno avanti. Ok. Cos'è sta roba? Aspetta, non l'ho vista, cacchio. Vabbè. Ci baciamo? Guarda come balla. Fuori. Oh, pietra shaker. Quindi salvataggio. Non capisco, vedi che alcune volte i lupi fanno due attacchi? Forse dipende dal loro ritmo. Cambia tutto dal loro ritmo. Allora, ho. Ah. Ah. Questo è per le pozioni. Non ho 80 però. Ti stavo aspettando il testimone del fato. Vuoi che ti lega il futuro per 10 rupi, eh? Ma sì, tanto. Inquietante. Vedo uno strano personaggio in cerca d'aiuto. Il destino prevede che tu gli dia una mano. Segnata la posizione sulla mappa. Ok. Grazie. Tanto 10 rupie, raga, si fanno. Vedo tra l'altro qualcosa qua sotto.
Posso... Vedete che c'è un qualcosa di blu? Vabbè. Ok, allora, qua possiamo distruggere tutto. In realtà non ce ne frega niente. Era giusto per vedere se c'era qualche rupia. Ah, guarda che tra l'altro mi mette là sotto la freccia che va in giù. Adesso è sotto la triforza. Mi fa vedere dove in teoria devo... Dove mi ha segnato lei. Ok. Ok. Vai fuori, vai. Quindi, allora, aspetta, i funghi viola mi attaccano solo se io li attacco. No, bisogna capirli bene, raga. Qua c'è un qualcosa sicuro. Bisogna capire bene i tempismi di tutti. Questa cos'è, la pala d'oro? Scavo automatico. Ho 92. Questa quanto costa? 10? No, 70 mi sa che. 3 bombe, 5 radiomine. Allora, le radiomine in teoria vanno avanti da sole, no? Le radiomine dovrebbero essere quelle che vanno avanti da sole. Se scavo e c'è un qualcosa sopra, va giù in automatico. Vabbè, compriamo questa. Ci ho speso soldi, eh. Spero che mi rimanga lì. Il mio negozio è ben fornito. Va bene, ok. Spero che mi rimanga là sopra anche se muoio. Perché la pala la perdo. E non vorrei perderla. Ci ho speso 70. Che poi in realtà si rifanno sempre. Ah, è chiuso qua sotto. Ah, maledetti. Ok. È come Zelda 1. Cioè, lo scenario è infame. Però tra l'altro non nascono, non rinascono i nemici. Giustamente, anche perché... Perché già rinascono per conto loro quando muori. Sbagliato. Però c'è una pietra shaker. Ottimo. Questi sono tutti salvataggi buoni. Non ti aspettavi di vedermi, eh? Sono arrivata qui in un attimo, grazie a questo liuto. Tieni, prendilo tu. Posso teletrasportarmi con questo? Viaggiare all'istante verso ogni pietra shake attivata al giro per Hyrule. Ok. Grazie. Tra l'altro ci sono anche le pozioni, credo siano quelle per la resistenza. Cos'è questo? Dove sono finito? Tra l'altro, lo scavo automatico, cos'è che ho preso lì? Ah, aspetta, qua devo spostarle in modo da arrivare là. Ok, allora questa mi sembra logica. E... vabbè. Più facile del previsto. Non ho capito bene dove siamo finiti. Villaggio Deku. Cosa? Ti do il benvenuto al villaggio Deku, il più grosso insediamento Deku di tutta Hyrule. E dove ero io prima? No, raga, non è possibile. Dove cacchio sono finito? Non vorrei scasinare robe perché io so che nel gioco qua ci sono già i DLC e non vorrei che questo fosse un DLC perché non è in mappa. Perché se non è in mappa e non è un DLC vuol dire che la mappa è enorme. Perché non c'è solo quella mappa ma ci sono anche altre mappe. Non credo sia un DLC però. Sembra tutto troppo collegato. Sono perso in questo bosco da un bel po' ormai. Raga, ho sfondato la... Guarda che ho sfondato la pala. Ho sfasciato la pala. Cosa mi sta a significare? No, sono rinati. Fuckers. Sono rinati tutti. Ho sfasciato la pala. Cioè, io ho pagato 70 per una pala d'oro e mi si sfascia? Non me l'ha andata.
Ok. Piano, piano. Piano. Riprendiamoci il gioco è nostro. Io ho sfondato una pala da 70. Che cacchio l'ho comprata a fare, raga? Cioè, quella in caso serve se non muori. Magari sai che non muori. E dici, ok. Oddio. Io l'ho già fatta una roba del genere, questo. Questo è un casino. Oh mio Dio. È il bosco, tipo il bosco perduto. Sai che è il bosco perduto. L'unica cosa che mi è rimasta è la... È la spada lunga. Perché? Perché mi è rimasta solo la spada lunga? Il problema è che non posso neanche riguadagnare i cuori se sono lì. No, vabbè. No, sono tornati tutti. Non è che i nemici rinascono ogni volta che io uso la pietra sceica lì? Cioè, sicuro una volta che muoio rinascono. Non è che anche quando uso la pietra. E tra l'altro ho perso anche il puntatore, mi sa, della vecchia. Vabbè, non era importante quello. L'importante adesso è capire come cacchio funziona sto robo. Se li vado addosso mi ammazzano. Non si può. Non si può andare addosso. Dobbiamo usufruire della spada che abbiamo. Ok. Almeno i boblin sono stupidi, quello è il fatto. Cioè io che mi faccio colpire sono ancora più stupido. Perché loro non si muovono. Allora, dove devo andare qua? Oh, ok. Ci sono. Piano. Piano. Ok. Non so se andare lì. Questo è più veloce. Io sono più stupido. Più stupido di lui. Equivalgo la sua velocità in stupidezza. In ignoranza. Oh mio Dio, cosa ho visto? C'è Tingle. Sto gioco mi stupisce sempre di più. Ciao ragazzi. È una missione da compiere? Io ho sempre sognato di essere un eroe, ma non riesco nemmeno a impugnare una spada. Vabbè, tutti hanno un sogno nel cassetto. C'ha ragione. No, questo dorme. Ma che cacchio? Credo di aver fatto una cagata. Però ho forse capito. Se riusciamo a... Ok, esplode, la palla va avanti. Tu 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 tu. Il rompicapo musicale di Tingle è molto interessante. Serve alle barre del ritmo in basso. Se ti muovi quando la barra arriva al centro, riprodurrai il ritmo correttamente. Ok. Non posso dormire con quella musica. Fracassona. Fracassona. Grazie per avermi svegliato. Le do un favore. È impazzito. Dispositivo di Tingle. Wind Waker. Se lo usi nel bosco perduto ti aiuterà a trovare la via. Se lo usi altrove potrebbe farti trovare i tesori. No, non ci sto capendo niente, raga. È completamente fuori. Vabbè, sono tornati tutti. Come cacchio, come tornano questi nemici? Che non capisco quando tornano. Ok. Allora, dispositivo Tingle. Ce l'abbiamo qua. Potrei assegnarlo in teoria. Ma in teoria a me queste robe non mi servono. Che cacchio lo usa a fare? Se mi deco, sì, vabbè. Cioè, non mi servono a me queste robe. Dispositivo Tingle. Non fa un cacchio. Beh, me l'ha dato Tingle. Cosa vuoi che sia? Cos'è quello? Dimmi che è un Reeded. Tan, 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 tan. Questi sono... È un Reeded. Ok. Ok, non sembra particolarmente forte. Forse non ci ha nemmeno provato. Perché sennò mi demoliva. Va bene.
Oddio. Ok. Non so se devo farmi colpire. Senti che perdo proprio il bonus. Ah, forse devo sfruttare quelli? Non ne ho idea. Però non mi ha dato niente di buono. No, zero. Cioè che devo sfruttare quei robi per andare avanti. Questi sono i bu comunque. Cioè sono quei fantasmini che avevo incontrato anche nell'uno. Che strano. Cioè, in Zelda 1 c'erano quei fantasmi che ti davano un fastidio che, guarda, io avrei demolito tutto. Però qua mi sembrano più scarsi. Qua mi sembrano proprio dei rebu. Cioè, non rebu, scusa, dei bu. Sono tornato indietro. Ci sono pure morto da un Boblin rosso. Ma fuckers! Dove devo andare? Giù di sotto. Ma non mi riesco a muovere io qua. Aspetta, devo provare a usare Tingle. Ok, allora, praticamente funziona col volume. Più ti avvicini alla cosa giusta, più il volume è alto. Ok. Tra l'altro non posso neanche usarlo quando voglio. Bene. Senti, senti la musica. Qua si abbassa. Qua è bassa, quindi è sinistra. Vedi? Ok, ho capito come funziona. Il problema è un altro. Che ci faccio qua dentro? Ah no, ma qua c'eravamo già andati tra l'altro. Qua è alta, qua è bassa. Vado sopra. Ok. Sentila! Yeah! Bastardi. C'era un cane strano. Era un cane più strano quello. Allora vado giù. Vado giù. Vado giù. Questi posso dire che sono dei dungeon? Forse sì. Antighiaccio, stivali di ferro. Pian, raga. Ok. Quelle mummie si muovono in modo strano. Credo di aver sbagliato qualcosa. La musica? Casino! Dove sono finito? Oh, è troppo difficile, cioè. Allora, ci sono due cose che bisogna fare qua. Uno, conoscere tutti i nemici! Però perché adesso la torcia mi è rimasta? Cioè, prima me l'ha tolta. A parte che va bene che ho fatto così? Vabbè. Ah, i nemici non sono morti. Non so cosa ho fatto. È caduto in acqua e sono morto? Ma cos'è sta roba? È invertito, raga. Cioè, è roba invertito. Io li ammazzo. No! Maledizione! Lo faccio esplodere? Me ne frega niente, lo faccio saltare per aria quel robo. Ok, cioè, provo a mettere questa qua. Non lo so, è l'unica cosa che mi viene in mente. In realtà vorrei provare a farlo saltare per aria quel robo. Tipo, se questa la sposto qua. È morto, è morto, è morto. Arpione! Certo, oggetti e tirarti verso esti, puoi anche stridere i nemici. Ma come faccio col tempo? Ci sono ancora nemici, va bene, ok. Come faccio col tempo?
Avanzi scavando. Va bene, permesso. Ah, ok, tira. Scava e va avanti nel blocco. Ma quello non lo voglio attivare perché mi fa effetti che non conosco. Quindi l'acqua non posso usarla. Vabbè, è facile così. Autopala. Ah, ok, non devo. Basta che mi avvicino. Però è finita. Io ho preso. Non lo so. Ok. Io ho preso un arpione. E posso assegnarlo. Metto tipo qua. Me ne farò qualcosa dell'arpione. Però prima mi aveva dato gli stivali, cacchio. Gli stivali erano molto più importanti. Vado a sinistra. Ok. Occhio. Ok. Buono. Oh, questi sono già un po' più stupidi effettivamente di quegli altri. Da sopra. Fatto? Non mi dire che è un Lionel quello, per favore. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Spada lunga di vetro. Ho attivato i Coco, raga. Coco, mi sa che fanno botte, vero? Arca vacca. Vetro in frantumi, ho spaccato la spada? Ma ha distrutto? Ho ucciso. Mi ha distrutto un coco. Dovete sapere, ragazzi, che i coco in teoria sono i nemici più pericolosi del gioco. Cioè, letteralmente, perché sono devastanti in qualsiasi gioco, tra l'altro, di Zelda. Il fatto è un altro. Io come faccio a prendere quel teschio? Cioè, no, teschio, scusa. Devo andare là sopra a prendere quel robo. Ah, qua c'è un salvataggio, aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Ok. Allora, io devo prendere quel robo lì e portarlo là per salire e prendere il. Non riesco. Posso entrare qua dentro? Posso entrare qua dentro? Paludo remoto. Ok, silenzio. Non c'è casino. Però io devo prenderlo. Quindi, o andiamo nel veleno. Va bene. Worth it. Anche perché così almeno possiamo. Che scemo. Possiamo uccidere quello. Danno da veleno. Danno da veleno. Punto. Danno da veleno. Ok. Wow! Bellissimo. Questa posso spostarla da qualche parte? Non mi pare. Questa non so neanche se posso spegnerla. Vado. Il cocò lo lascio perdere che mi distrugge col robo. Posto. Allora, questa è una zona tranquilla. Quindi posso farci qualcosa? Cioè, perché c'è una chiave lì? Cioè, perché necessita di una chiave quel robo? E soprattutto, perché ho sta scatola? Sa che mi serve. Allora, io c'ho l'arpione volendo. Però non so se l'arpione è un oggetto che mi serve, cioè un oggetto utile, nel senso. Che c'è qua? L'arpione funziona. Porca miseria, che deficiente che sono. L'arpione mi serve. Ma non so se è un oggetto utile. Ah sì. Ah sì. E mo? Perché sono scemo? Posso buttarlo giù col robo? Ok. Ok, aspetta. Possiamo anche teoricamente. Te attrarle verso di noi. Vado giù di qua, già capito. Allora. Non so.
quello lì che c'entrava. Guarda lì. Poverini. Mi dispiace anche, non possono fare niente. Cioè, non fanno niente, non capisco infatti che cosa... Ah, la visibilità serve per quello. Sì, ma che cacchio c'è qui dentro? Piano, raga. Piano.